Lo scorso novembre Vita in Campagna aveva lanciato il contest Fotografa la Natura, rivolto agli appassionati di campagna e di fotografia. In poco più di 2 mesi sono arrivati in redazione quasi 500 scatti. I 10 migliori sono stati esposti durante la Fiera di Vita in Campagna e presentati da Maurizio Bonora, più volte campione mondiale di fotografia naturalistica, che insieme alla redazione ha scelto come migliore la fotografia di Luca Casale, per la tecnica utilizzata nel ritrarre il martin pescatore durante una cattura. A seguire, sul podio, gli scatti di Riccardo Caroli per le emozioni trasmesse da un albero solitario in un campo arato e di Antonio Monaco per la massima apertura alare di una Cassandra, come se si fosse fidata del fotografo. Poi la sensazione del movimento dell'acqua delle cascate del Doccione nel bosco autunnale di Simone Lugarini e l'incontro molto ravvicinato tra una civetta e una lucertola uccellata di Cristiano Ferro sono stati valutati rispettivamente quarto e quinto. A pari merito, le successive 5 hanno continuato a far immergere i visitatori in paesaggi contemplativi oppure far osservare attimi della vita di velocissimi uccelli e insetti che simboleggiano sì la bellezza ma anche la delicatezza degli ecosistemi.